Ciao readers, oggi voglio parlarvi di uno dei miei autori preferiti in assoluto, nonché tra i più apprezzati scrittori americani che con i suoi romanzi ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Il mio incontro con Ken Taruff è venuto un po' per caso con l'ascolto dell'audiolibro Le nostre anime di notte, letto dal grandissimo Sergio Rubini e che rappresenta l'ultimo romanzo dell'autore. Subito sono rimasta colpita dal suo stile essenziale, ma allo stesso tempo incisivo, capace di alludere alle emozioni dei personaggi anziché descriverle. Ne è risultato un profondo trasporto emotivo, per cui dopo ho avuto la curiosità di leggere tutte le altre opere di Ken Taruff, che tra l'altro in Italia non sono state pubblicate in ordine cronologico. E infatti nel video di oggi vorrei anche darvi un suggerimento per leggere le sue opere in ordine di pubblicazione. Io non le ho lette in ordine cronologico, ma se tornassi indietro lo farei proprio per seguire l'evoluzione della sua scrittura nel tempo, aspetto che mi affascina sempre moltissimo degli autori. Ed ecco come leggere i romanzi di Ken Taruff in ordine di pubblicazione. Cominciamo da quello che è stato il suo esordio letterario. Vincoli alle origini di Holt, pubblicato nel 1984. Si tratta del libro con il quale per la prima volta Ken Taruff ci porta a Holt, questa cittadina immaginaria che lui colloca in Colorado a poche ore da Denver. Piccola premessa, tutti i suoi romanzi sono ambientati proprio a Holt. Il suo secondo libro è La strada di casa, pubblicato nel 1990. Si tratta di due libri entrambi autoconclusivi, quindi io vi consiglio di leggerli in ordine cronologico, però potete anche leggerli come vi piace. E poi arriviamo alla famosissima trilogia di Holt, conosciuta anche come Trilogia della pianura. In quale ordine leggere questi romanzi? Allora, Canto della pianura, che è stato pubblicato nel 1999, Crepuscolo, che è del 2004, e l'ultimo, che è Benedizione, del 2013. E vi consiglio, se è ancora disponibile, questo bellissimo cofanetto, tra l'altro in cartoncino, davvero grazioso da tenere nella propria libreria e che, cosa molto più importante, ha un inserto all'interno molto, molto interessante perché contiene una lettera della moglie di Ken Taruff in cui appunto racconta come era il suo processo di scrittura e com'era il suo rapporto con i suoi romanzi e i suoi personaggi. Una lettera davvero, tra l'altro, particolarmente commovente e toccante. Inoltre, qua potete anche trovare una simpatica mappa di Holt. L'ultimo romanzo di Ken Taruff è stato Le nostre anime di notte, che è stato pubblicato postumo nel 2015. A questo libro si è poi ispirata la romantica commedia crepuscolare con Jane Fonda e Robert Redford del 2017. A portare in Italia Ken Taruff è stato NN Editore, che ringrazio tantissimo per questo, e quindi tutti i suoi libri li trovate sotto questa casa editrice. Le storie dei romanzi di Ken Taruff profumano dei campi di yucca, di terra arsa dal sole. Aruf ha la grandissima capacità di osservare e quindi mostrarci anche quelli che sono gli aspetti più oscuri della natura umana, ma senza mai giudicare i suoi personaggi. Il suo sguardo è sempre amorevole e compassionevole, e privo di giustificazioni oppure di giudizi. I personaggi dei suoi romanzi sono descritti in modo semplice, diretto. La scrittura di Aruf non ha fronzoli e, a parte il primo libro che è stato il suo esordio, non si dilunga particolarmente in descrizioni. Ma nonostante questo, nonostante questa sua scrittura, se vogliamo anche un po' scarna, riesce ad essere molto potente e ad arrivare dritto al cuore del lettore. Per questo i suoi romanzi ti rimangono dentro e le sue storie sono meravigliose e vi consiglio davvero di iniziare a leggere i suoi libri e poi mi farete sapere.
Spero che questo mio approfondimento su Kentaro vi sia piaciuto e vi sia stato anche utile per trovare qualche spunto di lettura interessante. Aspetto qua sotto, come sempre, i vostri commenti e vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché lì ogni giorno troverete dei consigli di lettura. Noi ci vediamo al prossimo video!